siamo nella sede prestigiosa di Palazzo Ducale Urbino, sede anche della Galleria Nazionale delle Marche, e in questo contesto rinascimentale, perché Urbino è la massima espressione del Rinascimento italiano, si terrà un convegno intitolato Arte e Territorio, il culto del bello, e nell'occasione verranno presentate le 4 tele restaurate grazie a un intervento di Confartigianato Ancona Pesaro Urbino insieme alla Galleria Nazionale delle Marche e alla Camera di Commercio delle Marche, un lavoro di sinergia e collaborazione. Pierpaoli, segretario di Confartigianato Ancona Pesaro Urbino, 4 dipinti restaurati grazie a Confartigianato, una grande soddisfazione e un lavoro di sinergia. Una grande soddisfazione, un grande onore rappresentare più di 10.000 imprese nel nostro territorio. Lo scorso anno con il congresso si è definito un piano dei valori costruito dai nostri imprenditori che mette al centro il nostro territorio e lavorare sulla maggiore consapevolezza del patrimonio che abbiamo in termini culturali, storici, paesaggistici, che sono un valore unico per questa regione e un valore per le nostre imprese. Ricordiamo che il Made in Italy, la cultura, fa crescere il PIL, contribuisce al PIL al 17,5% del prodotto interno lordo, e quindi è un valore importante che va preservato. La consapevolezza è fondamentale perché molte volte non ci rendiamo conto di questa grande unicità che abbiamo e su questo dobbiamo lavorare nel promuovere. Quindi grazie alla raccolta del 5 per 1000 dell'associazione ANCOS abbiamo voluto rendere un omaggio al territorio della provincia di Pesaro Urbino, costruendo sinergie e rafforzando quello che è un valore inestimabile. Quanto è importante sensibilizzare il territorio? È fondamentale, molte volte si hanno delle cose uniche, delle bellezze uniche davanti e ci si abitua, non dobbiamo abituarci, anche nel legame con i giovani, quindi una forte sinergia anche nel responsabilizzare, nel rendere consapevole che noi abbiamo dei beni, delle bellezze che devono essere preservate e per lasciarle ai nostri figli e ai figli dei nostri figli, specialmente in un'epoca così complessa in cui la guerra sta minando veramente il nostro territorio e dobbiamo cercare di essere comunità, e l'impegno di Confartigianato è rappresentare le problematiche delle micro e piccole imprese ma preservarle in un contesto unico. Un confine sottile tra arte e artigianato del resto. Siamo stati veramente onorati lo scorso anno di ospitare qui a Palazzo Ducale una mostra d'artigianato artistico contemporaneo nel tempio dell'artigianato artistico in Italia. Tra le prime volte che si è avuto questa occasione, quindi abbiamo voluto restaurare queste 4 opere, 2 qua a Palazzo Ducale, proprio per creare una sinergia e creare un collegamento di una serie di eventi e di iniziative che si svolgeranno anche quest'anno e il prossimo anno. Un evento molto ambizioso, quanto è stato speso per questi restauri? Allora, abbiamo contribuito nella provincia di Ancona e Pesaro Urbino con una cifra importante, perché ovviamente vogliamo lavorare su entrambi i territori. Questi sono fondi derivati dalla raccolta del 5 per 1000 e abbiamo contribuito rispetto all'attività, e il valore aggiunto al di là della cifra è il fatto che hanno lavorato i nostri imprenditori artigiani. Quindi abbiamo permesso a delle eccellenze imprenditoriali di contribuire a preservare e restaurare un patrimonio del nostro territorio. Siamo con Veronica Soro, una delle 2 restauratrici per la presentazione delle tele che vedremo più avanti. E Veronica, quanto tempo ci avete messo per la realizzazione del restauro di queste opere? Il restauro è partito intorno a fine luglio e è durato per tutti i mesi fino a dicembre. È stato un restauro impegnativo che ha appunto permesso di riportare alla luce le vere cromie dell'opera e valorizzare queste 2 opere che erano conservate nei depositi del Palazzo Ducale.
quindi una responsabilità, no? E in certo senso, dopo un lavoro così importante, si sente anche un po' propria la realizzazione dell'opera? Sì, assolutamente direi, perché ogni restauro poi si crea un rapporto diretto con l'opera e si conosce nei minimi dettagli, e quindi diventa un rapporto anche personale e di affezione. Collega, la Veronica Soro, ha fatto l'intervento di restauro su queste due tele, importanti soprattutto per la Galleria Nazionale delle Marche, e poi perché è un recupero dove interviene un'associazione come la Confartigianato, che è una bella collaborazione che si fa tra enti, cosa che spesso e volentieri non si riesce a mettere in piedi. Con i ragazzi facciamo lavori di collaborazione con gli enti, e per cui i ragazzi stessi, che sono obbligati nel corso e nel percorso che fanno nella scuola a lavorare su opere d'arte, sono seguiti da docenti restauratori. Senta, mi racconta questo restauro, quanto lavoro c'è dietro, quanti mesi, quante insomma professionalità? E quali opere ha restaurato? Certo, dunque, le opere in questione sono le opere che vengono dalla Chiesa del Nome di Dio di Pesaro. Sono due grandi opere, perché sono di dimensioni molto ampie, circa 4 metri di altezza per 2 metri di larghezza, per cui sono dovute rimanere sul loro posto, non potevano essere trasportate e staccate dai muri. La Chiesa del Nome di Dio di Pesaro è un gioiello che non conosce nessuno, purtroppo, ma all'interno è un mozzafiato. Queste due tele fanno parte di un ciclo di tele che sono all'interno, che abbiamo restaurato nell'arco di 4 mesi, lavorando sempre lì sul posto. Che tipo di lavoro è stato fatto e che problemi aveva? Allora, il lavoro che è stato fatto è un lavoro in certo qual modo certosino. Le opere erano già state restaurate in passato, probabilmente nei primi anni 70. E avevano subito diversi danni, nel senso che avevano avuto un primo approccio di pulitura della superficie pittorica in maniera molto drastica. Il colore era stato quasi portato via tutto. Quindi noi ci siamo trovati di fronte a delle tele che erano state in qualche modo massacrate. Abbiamo dovuto togliere tutto ciò che era stato messo in passato e ripristinare quello che si poteva, la bellezza delle opere originali, anche se purtroppo sono molto svelate. Delle professionalità d'eccellenza anche dei giovani? Molto, i giovani è una cosa primaria, i giovani sono una cosa principale. L'unico grosso problema che abbiamo è quello della poca sensibilità che ha il nostro governo, ma non l'attuale, tutti i governi che sono passati, nel tenere presente e a capire che i beni culturali sono la nostra fortuna e la nostra ricchezza. Purtroppo questo non viene sempre recepito. Il lavoro ce n'è tantissimo, perché siamo il paese che detiene il 70% delle opere mondiali, per cui in ogni piccolo borgo, in ogni piccola frazione c'è la chiesetta con l'opera d'arte. Certo, non siamo di fronte ad opere di valore inestimabile, ma è la memoria storica del nostro paese e non possiamo assolutamente lasciarla perdere. Un'eredità da conservare per i posteri? In che modo? Nel modo che vi ho detto poc'anzi, cioè dobbiamo essere sensibili, dobbiamo sensibilizzare non solo le istituzioni, che sicuramente sono i detentori del bene, ma dobbiamo iniziare a sensibilizzare anche le persone comuni. Molte poche persone conoscono che dando un contributo per restaurare un'opera d'arte ci sono delle detrazioni fiscali, ad esempio. Quindi bisognerebbe veramente iniziare a divulgare questa importanza. Molti anni fa ho lavorato per tanti anni a Cagli. A Cagli avevano avuto una ottima idea. Molte persone, quando purtroppo avevano una mancanza in famiglia, quindi un defunto, restauravano un'opera d'arte a nome del defunto. E quindi questo era peritura memoria, rimaneva nel tempo, e quindi è ricordare quella famiglia che ha salvato un'opera d'arte.
quanta responsabilità c'è dietro un restauro di un'opera importante e poi alla fine quella sensazione anche di appartenenza all'opera stessa? Beh, il restauratore sicuramente, se ha in mano un'opera molto importante con un nome di elevatura, si sente molto responsabile, ma non per questo vuol dire che ci mette più passione in quello rispetto a un'opera che non è di un nome conosciuto. Il restauro è una passione e si deve fare con passione. Non c'è fretta nel fare le cose, bisogna sempre ponderarle, ragionarle e lavorare con tanto amore. Giordano, è stato un lavoro di sinergia questo incontro. Quanto è importante lavorare in sinergia per la promozione di un territorio? Credo che sia uno dei valori massimi che si possa esprimere in un territorio, che è quello della ricerca armoniosa delle migliori collaborazioni. Quando questo accade, di norma il valore che si produce è un valore aggiunto importante e credo che questo sia molto apprezzabile. Siamo in presenza di un caso in cui la collaborazione tra un istituto camerale e un'associazione di categoria ha messo in piedi un'iniziativa di cui oggi vediamo gli esiti finali, che è di straordinaria bellezza. E quanto è importante anche ripartire, insomma, dall'arte per il nostro tessuto economico? Partire dall'arte per me è come se si dicesse: si parte dall'anima, si parte dall'essenza di quello che noi siamo stati e dovremmo sempre cercare di essere. L'ancoraggio al passato è la migliore riserva che abbiamo per poter fare meno errori nel futuro. Noi commettiamo errori quando non ci ricordiamo della storia, non ci ricordiamo della bellezza, non ci ricordiamo delle cose, per parlare in termini economici, che un grande autore, un grande economista, il professor Cipolla, ricordava sempre che l'Italia è il paese dei campanili, ma sotto i campanili si sanno fare le cose più belle fatte al mondo. Questo primato è un primato da salvaguardare, da difendere e da valorizzare. Queste iniziative concorrono per questo scopo e quindi credo che valorizzare il patrimonio artistico e culturale della nostra Italia è come dire valorizziamo il massimo che noi possiamo esprimere. Lavori a Palazzo Ducale continuano anni importanti, la galleria si è ampliata, un secondo piano aperto e adesso un ulteriore tassello con queste due opere che sono state restaurate. Sì, le due opere permettono di, diciamo, chiudere il percorso del secondo piano, che è un percorso importante a livello museografico perché ci ha permesso di raccontare la storia dell'arte nella regione Marche dalla seconda metà del Cinquecento fino al Settecento, un secolo che era ancora negletto e che invece con questa sala importante ci permette di proporre al pubblico la storia di Clemente XI Albani, il grande papa di Urbino, e poi l'arte che con Albani e negli anni successivi, l'arte pittorica che contraddistingue quella importante stagione che è stato il Settecento marchigiano. Quindi un valore aggiunto che dà completezza a ciò che già avevate in mostra. Completa un percorso cronologico che si è spinto molto avanti, no? Prima Palazzo Ducale, diciamo, aveva nella collezione, tuttora lo ha, nella collezione rinascimentale direi il suo fulcro, ma insomma dopo raccontava meno. Noi oggi abbiamo voluto spingere molto in avanti le griglie cronologiche della presentazione museologica e molto stiamo per proporre al pubblico. Stanno per cominciare i grandi lavori al Piano Nobile compiuti con i finanziamenti del PNRR che ci permetteranno di presentare tutto il Piano Nobile di Palazzo Ducale interamente rinnovato entro il 2025 e quindi siamo al lavoro per far vedere ancora di più e ancora meglio. Che emozione è rivedere, diciamo, queste opere nel loro antico splendore accanto alle altre? Beh, enorme, devo dire, perché rivalutare le opere che si conservano in deposito è un momento molto importante, è uno dei nostri doveri. A questo proposito, diciamo, mi è importante
raccontarvi come stiamo facendo un lavoro sulle opere conservate in deposito, quindi rifunzionalizzando i depositi di Palazzo Ducale, facendo una campagna di restauro importante sulle opere che vi si conservano, che presenteremo al pubblico a partire dalla fine di settembre del 23 con una mostra che si chiamerà proprio Tesori dai depositi. Quindi giornata emozionante, direttore, per un impatto emotivo, artistico, a lei che è un amante dell'arte, questa passione ha origini nella sua famiglia, suo papà era un artista, se non ricordo male, come si può affrontare anche l'approccio dei più giovani al mondo dell'arte? L'arte guarirà il mondo? L'arte sicuramente sarà per tutti un momento di grande riflessione su se stessi. È vero che per me l'arte è un linguaggio, diciamo, che parte dall'inizio della mia vita. Per me la pittura, l'architettura sono consolatorie e credo che il patrimonio artistico sia in Italia per tutti noi un elemento identitario importante e mi piace raccontare come la storia dell'arte italiana esista da prima dell'Italia. E proprio intorno al nostro patrimonio culturale abbiamo costruito la nostra identità. Credo che quanto i musei raccontino con la frequentazione alta delle persone che vengono a trovarci ci faccia capire proprio questo: abbiamo bisogno di arte. Poi che salverà il mondo, questo mi piacerebbe molto. Vogliamo crederci. Siamo in compagnia di Stefano Furlani, artigiano e artista fanese, nonché alchimista dei sassi. Lui trasforma con dei sassi in grandi opere d'arte. Sì, buongiorno. Io, da artigiano e artista, esatto, ormai sono diventato l'uomo dei sassi perché da 10 anni, in modo casuale, sono diventato appunto l'artista dei sassi. E niente, questa bella storia, bella favola, è diventato il libro che oggi presenteremo per la seconda volta, in realtà, perché è già stato presentato, però insomma. 10 anni di attività e di passione? Sì, è bravo, hai detto bene, più di passione che, ecco, alla fine è iniziata con mio figlio, ma la passione poi è proseguita anche con mia moglie, quindi è una passione che tuttora ci portiamo avanti, andare per sassi come tanti vanno a funghi, noi andiamo per sassi, ecco. E quindi dai, ci divertiamo, poi ci viene anche bene, è sempre bello portare la bellezza del territorio in giro per il mondo, ecco. E allora tanti auguri, Stefano. Sì, grazie a voi. Siamo con il sindaco di Urbino. Sindaco, oggi è una giornata molto importante per la città, per la galleria e per tutta l'Italia per quanto riguarda il patrimonio artistico nazionale. Sì, questi restauri che è Palazzo Ducale, con l'intervento appunto della Confartigianato, sicuramente è un evento importante perché porta alla luce opere che erano già nella nostra città, nel magazzino del Palazzo Ducale e nelle chiese vicine. È un lavoro che si sta facendo. Ringrazio il direttore Luigi Gallo perché veramente sta facendo un lavoro importante, puntuale, faticoso, perché veramente questo, la collaborazione anche con tutte le altre, con l'amministrazione comunale, ma con la Casa Natale di Raffaello, quindi l'Accademia Raffaello, con gli oratori, con tutto quello che con la curia appunto stanno realizzando una collaborazione e sta facendo un lavoro veramente importante, che chiaramente è importante per Urbino ma importante per il nostro paese. Quindi un lavoro fatto di sinergia e collaborazione, vero sindaco? Sì, di sinergia e collaborazione, quella che io dico sempre che serve per poter valorizzare al massimo e portare questo grande patrimonio che abbiamo ereditato alle generazioni future. Noi non l'abbiamo fatto noi, la nostra generazione, quella un po' prima di noi, ma molto prima, però abbiamo il compito di portare alle generazioni future e anche dare un'impronta anche a quello che questa epoca deve realizzare, senza impattare su quello che hanno fatto i nostri antenati. Ha fatto un'osservazione molto interessante prima: quanto importante è la conoscenza del proprio territorio, degli abitanti stessi. È la cosa la cosa importantissima, perché non sempre noi che viviamo in questo territorio bellissimo conosciamo quello che veramente siamo.
Appunto, io sono nato ad Urbino, ma prima di diventare sindaco, che adesso vivo a pieno proprio tutti gli angoli della città, non avevo cognizione precisa di cos'era questa città bellissima, cosa ha rappresentato nella storia e i mattoni e i selcini dove ho camminato da quando ero bambino, senza rendermi conto di essere in un posto così speciale. E che il bello possa accompagnare sempre il nostro lavoro. Assolutamente sì, il bello aiuta il nostro umore, aiuta la nostra vita, e quindi vivere in questi luoghi bellissimi è importante, non solo venirci a visitare in questa città, ma anche in questo territorio, non solo a Urbino, siamo in tutto il nostro territorio, ma venire a abitare in questo territorio veramente è bellissimo. Grazie sindaco, buon lavoro. Grazie anche a voi. Dal Palazzo Ducale di Urbino è tutto. Buon proseguimento con i nostri programmi di Fano TV.